Salve a tutti ragazzi, eccoci qui per il nostro secondo appuntamento con i giochi di logica. In questa seconda puntata parleremo di torte di compleanno. L'enigma è questo: un pasticcere scorbutico accetta ordinazioni per le feste di compleanno solo se può disporre le candeline in forma triangolare o quadrata. Qui vedete la forma triangolare, qui vedete la forma quadrata. Solo se le candeline possono essere messe in queste due forme, lui accetta di fare la torta. Un giorno rimane perplesso perché l'età del cliente consente entrambe le disposizioni. Quanti anni compie il cliente che ha ordinato la torta? Ora vi consiglio di mettere in pausa il video, di provare a dare una risposta e poi, quando siete pronti, provate a vedere se la soluzione che avete trovato sia quella giusta. Buon divertimento! Ed eccoci qui per la soluzione. Per poter sistemare le candeline a forma di triangolo, il numero degli anni deve essere uguale alla somma di una sequenza di numeri interi, ad esempio in questo modo. Un triangolo è fatto da 1 più 2 candeline, 3. Un triangolo è fatto da una candelina nella prima riga, 2 nella seconda, 3 nella terza, quindi 6 candeline. Un triangolo può essere fatto con una candelina sulla prima riga, 2 candeline sulla seconda, 3 sulla terza, 4 sulla quarta, 10 e così via. Per poter sistemare le candeline a forma di quadrato, il numero degli anni deve essere uguale ad un numero intero elevato alla seconda. Ad esempio, in questo modo: 2 alla seconda è 4, 3 alla seconda è 9, 4 alla seconda è 16, 5 alla seconda è 25 e così via. Il numero che appartiene contemporaneamente a queste due disposizioni è il 36, che è la somma dei primi 8 numeri interi, ma anche il quadrato di 6. Spero che il gioco vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, e se così fosse, tornate per le prossime puntate. Alla prossima, ragazzi!